Ciao a tutti e benvenuti alla dodicesima puntata di Appunti di scrittura. Oggi parliamo della fantascienza. Il termine science fiction, quindi scienza più fiction, immaginazione, viene usato per la prima volta nel 1926 da Hugo Gernsback, l'inventore e scrittore americano che fondò la prima rivista di fantascienza. La fantascienza, da una parte, fa fuggire il lettore in dimensioni spazio-temporali future, e dall'altra è una riflessione sui rischi che possono derivare dal progresso scientifico. Uno dei padri riconosciuti della moderna fantascienza è, come al solito, Edgar Allan Poe. Nei libri in cui parla del viaggio verso l'ignoto, come la discesa nel Maelstrom, il manoscritto trovato in una bottiglia e anche in Gordon Pym, di cui abbiamo già parlato. Si è ispirato a Poe un altro grande padre della fantascienza, Jules Verne. In 20.000 leghe sotto i mari, il sottomarino Nautilus viene attirato in un maelstrom che ci ricorda proprio quello di Poe. Verne era affascinato dalla scienza, per lui le scoperte scientifiche erano la prova più importante del progresso dell'umanità. Le macchine di Verne non erano frutto di pura immaginazione, ma di intuizioni e studi realistici fondati sulle scienze e sulle tecniche dell'epoca. Riuscì a anticipare un gran numero di conquiste tecnologiche. Molte delle sue macchine sono state effettivamente realizzate in seguito. Italo Calvino ha detto di lui: tutta la sua opera mira all'enciclopedia. Si parla sempre dell'impareggiabile fantasia di Verne nel prevedere le invenzioni scientifiche. In realtà era un grande lettore di riviste scientifiche che arricchiva di quello che via via veniva a sapere sulle ricerche in corso. Viaggio al centro della Terra. Verne narra il viaggio immaginario di uno scienziato tedesco e dei suoi collaboratori in un mondo sotto la superficie terrestre. Tutto quello che l'uomo è capace di immaginare, altri uomini saranno capaci di realizzarlo, scrisse una volta Jules Verne a suo padre. Molto diverse sono state le opere dell'inglese Herbert George Wells, ritenuto anch'egli un padre della moderna fantascienza. Wells inventa il suo futuro, lasciando sullo sfondo l'aspetto propriamente scientifico. Verne non amava essere paragonato a Wells. Dopo aver letto I primi uomini sulla Luna di Wells, disse: io faccio uso della fisica, egli la inventa. Io vado sulla Luna dentro una palla di cannone sparata da un mortaio. Egli va su Marte con un'aeronave e la costruisce con un metallo che non risente della legge di gravità. Fatemi vedere un metallo del genere. Ditegli di produrlo. Wells, laureato in biologia nel 1895, pubblicò il suo primo romanzo, La macchina del tempo, che rappresenta uno dei punti fermi nella storia della fantascienza. Wells sosteneva che occorre sforzarsi di dipingere il nostro futuro e già in quest'opera esprime il suo senso del futuro e la coscienza delle ingiustizie sociali. In Wells troviamo tutti i temi più attuali della fantascienza. Nella Guerra dei Mondi fanno la loro comparsa gli alieni che invadono la Terra. Nell'isola del dottor Moreau tratta un tema attualissimo, cioè l'ingegneria genetica e la manipolazione su uomini e animali. Isaac Asimov è uno dei più famosi e apprezzati scrittori americani di fantascienza. Pur avendo immaginato in tante opere uomini in viaggio nel tempo e negli spazi interstellari, non amava viaggiare, era terrorizzato dagli aerei. Ha pubblicato oltre 500 volumi tra romanzi, racconti e saggi. È noto soprattutto per tre importanti cicli letterari: quello dei robot, quello delle fondazioni e quello dell'impero. Nella saga della Fondazione racconta la storia di un gruppo di scienziati che devono affrontare la caduta dell'impero galattico e gli anni di caos e violenza che ne derivano. Ray Bradbury non ha scritto solo fantascienza, ma anche romanzi e racconti che per il loro stile raffinato e originale sono punti fermi nella letteratura moderna, vengono addirittura inclusi nelle antologie scolastiche. Anche lui sente un debito nei confronti di Edgar Allan Poe, i cui racconti gli venivano narrati da bambino. In Cronache marziane, un lettore appassionato di Poe fa costruire su Marte una perfetta riproduzione della casa Usher per vendicarsi di ciò che è stato fatto ai libri di Poe sulla Terra. E la casa diventa una trappola mortale che uccide nei modi più orripilanti, seguendo proprio alla lettera i racconti di Poe, i suoi persecutori. Ricordiamo anche il celeberrimo Fahrenheit 451 del 1953, in cui si parla di una legge che vieta la lettura dei libri e
e il loro possesso, pena il rogo dell'abitazione in cui si trovano. Riscontriamo nel libro una forte allegoria con quello che fu il rogo dei libri durante il periodo fascista e nazista, come accaduto anche in altri regimi totalitari. Nel 1966 François Truffaut ha tratto un film da questo libro con Oscar Werner e Julie Christie. Nelle storie di Robert Sheckley è presente una aggressiva critica del costume americano e delle tendenze razziste. Nella settima vittima, un criminale sfida la polizia firmando gli omicidi di sei emarginati con un richiamo al pittore fiammingo Hieronymus Bosch. La storia ha ispirato il film del 1965 di Elio Petri, La decima vittima, con Ursula Andress e Marcello Mastroianni. Nel libro si riscontra lo stile ironico dell'autore con battute come «Dove sono? All'inferno? Sia ringraziato il cielo, credevo di trovarmi a Jersey City». Kurt Vonnegut è stato uno degli scrittori più influenti e amati del Novecento americano. Fra le sue opere voglio ricordare Mattatoio numero 5, la storia semiseria di Billy Pilgrim, un uomo qualunque con l'eccezionale capacità di passare da una dimensione spaziale all'altra. Vonnegut trae ispirazione dalla sua esperienza bellica, quando, fatto prigioniero dai nazisti, poté assistere alla distruzione di Dresda da parte degli alleati. Si salvò perché si era nascosto in una grotta scavata nella roccia sotto un mattatoio. Il libro è diventato nel 1972 un film di George Roy Hill. Lo scrittore britannico James Ballard ha creato la definizione di spazio interno, contrapposto allo spazio esterno della fantascienza classica. Le sue opere si concentrano sull'esperienza psicologica, sull'effetto che hanno le trasformazioni sociali e tecnologiche sull'essere umano. Molti suoi romanzi e racconti sono diventati film, penso a Crash con la regia di David Cronenberg, L'Impero del Sole, diretto nel 1987 da Steven Spielberg, in cui Ballard racconta parte della sua vita e degli eventi vissuti nei 4 anni in cui è rimasto internato a Shanghai durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i giapponesi occuparono la Cina. Di Ballard consiglio 2 romanzi brevi, Un gioco da bambini e Il condominio. Nel primo, tutti gli adulti di un moderno villaggio residenziale inglese vengono uccisi in mezz'ora da un misterioso gruppo di assassini. Il secondo, invece, è ambientato in un grattacielo condominio in cui, a causa di alcuni blackout, gli abitanti cominciano a combattersi e anche uccidersi fra loro. Anche in Philip Dick, uno dei temi principali è il rapporto uomo-macchina. Oggi Dick gode di un interesse sempre crescente, anche grazie alle trasposizioni cinematografiche e televisive delle sue opere, tra cui ricordo Minority Report di Steven Spielberg con Tom Cruise e la serie The Man in the High Castle, basata sul romanzo La svastica sul sole, e soprattutto Blade Runner di Ridley Scott, tratto dal Cacciatore di androidi. L'inglese Arthur Clarke studiò matematica e fisica, in seguito si è interessato particolarmente all'uso dei radar e all'impiego dei satelliti artificiali. Ha scritto romanzi, racconti e saggi di fantascienza, tra cui il celeberrimo 2001 Odissea nello spazio, di cui ha scritto la sceneggiatura per il film omonimo insieme a Stanley Kubrick, che lo ha diretto nel 1968. Bene, io mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima puntata.